festa del papà e la Lega dimostra di essere vicina a tutti i tipi di papà. Papà e mamme, innanzitutto salviamo le parole, perché qualcuno parla di genitore 1, genitore 2, nonno 4, zio 5, papà e mamma. Poi ci sono papà più fortunati e papà meno fortunati. Oggi siamo qua con l'associazione Papà Separati in Lombardia perché ci sono migliaia di papà che dopo la separazione e il divorzio perdono il lavoro, perdono la casa, perdono la dignità, perdono i figli. Soprattutto stamattina c'era un papà che non hanno niente da festeggiare perché non vedono i loro bimbi da 2, 3, 4 anni. Attenzione, poi ci sono anche mamme in altrettante difficoltà. Però oggi è la festa del papà e quindi siamo qua a provare a liberare questi appartamenti inspiegabilmente vuoti da anni per colpe burocratiche, politiche, tecniche. Noi come Lega, io personalmente è almeno un anno e mezzo che scrivo, mando fax, mail, telefonate, sopralluoghi e sono ancora vuoti, li avete visti, belli, grossi, imbiancati, puliti, nuovi, cucine, due stanze, balconate, una vista stupenda, due bagni. E stanotte nel dormitorio pubblico di Viale Ortles, in mezzo a umanità varia ed eventuale, dormiranno 15 papà separati italiani, che invece dovrebbero dormire qua. Quindi o entro la settimana prossima la provincia di Milano, che l'ente proprietario si dà una mossa e corre, procede, assegna, oppure settimana prossima procediamo noi con un'assegnazione a nostro criterio, occupiamo, liberiamo, apriamo e assegniamo, perché non è pensabile che in un momento di crisi e di fame come questa ci siano centinaia e centinaia di metri squadri abitabili da subito in queste condizioni. No, la sostanza è... Ma questi sono della provincia? Questo è, l'avete visto, ne abbiamo fatti aprire due mega appartamenti. No, il palazzo è tutto della provincia, alcuni appartamenti sono occupati per progetti sociali. Massimo, vieni qua, ci sono tipo i disabili, qualche progetto sociale c'è già nel palazzo. Sì, lui è Massimo Pagani che ci ha aperto. Il problema è che questi segnatamente ce ne sono, questo piano sotto, sono sei o sette appartamenti di una metratura della Madonna, pronti, cucina, doppio bagno, vuoti da anni, perché non si è ancora deciso qual è il bando da fare, l'associazione, il progetto sociale, e ci ha rotto i coglioni. Quindi quello di oggi è un preavviso di sfratto. Settimana prossima c'è un incontro con Podestà, visto che è il padrone di casa e visto che noi abbiamo scritto mail, fatto incontri, lettere, telefonate, con le buone maniere l'assegnazione l'abbiamo chiesta da quanto cos'è? Siamo almeno un anno e mezzo, due che siamo dietro sta roba. E visto che con le buone maniere il risultato l'avete visto, allora o settimana prossima se ne esce oppure li occupiamo e li assegniamo noi. Oggi è una preoccupazione, anche perché giustamente i papà separati che vi rappresenta, e ce n'erano una quindicina, hanno già problemi di vario tipo. Però ad esempio stanotte, io ho chiesto in comune, stanotte dormiranno in Viale Ortles 15 papà separati italiani. Quindi al dormitorio di Viale Ortles, rischio tubercolosi, malattie, casino, dormono 15 papà separati che qua potrebbero stare da Dio, in due per appartamento. È una follia. Abbiamo aperto di sotto se volete fare un giro. Ci sono anche gli appartamenti di sotto. Con l'associazione di richiesta ne ricevevamo molte di più. Ma qui quanti abbiamo già starne? Ma qui persone? Intanto cioè, qui due papà separati qui potrebbero stare, perché poi c'è il problema sempre dei figli, del fine settimana con i figli. Noi però abbiamo due camere, avuto, papà bimbo, papà quindi, bimbo. Noi abbiamo avuto casi in cui il giudice ha allontanato i figli, ha sospeso i tempi di cura perché ha ritenuto l'abitazione del padre non idonea. Però quindi, ripeto, il dramma è, voi vedete, cucina nuova. Locale lavanderia, là c'è il doppio bagno, balconata che non c'è manco in centro a Milano, periferia, ma neanche tale, è bello, voglio dire, è un contesto, non è la casa popolare, solo noi, che... Noi come associazione gestiamo già degli appartamenti che abbiamo vinto con un bando col comune di Milano, quelli sequestrati alla mafia, non ci bastano, le richieste che abbiamo quante sono molto più alte, di papaya, molte di più. Stiamo facendo network con tutte le altre associazioni religiose non che si occupano di housing sociale e collaboriamo con una decina di associazioni e non riusciamo a far fronte al problema, assolutamente, il problema è molto più grave. Quante richieste avete da... Ma noi di richieste ne abbiamo tipicamente dalle 20-30 al mese. Ok, e sistemati sono quanti? Ma saranno una ventina. Qua, poi sotto ci sono gli appartamenti un pochino più piccoli, uso singola, tra virgolette, però tutti, cucina, bagno, sala, balcone. Questi mobili, cioè loro se ne hanno pagato. Tutto, pacchetto completo. Sì, ha pagato.
Tutto. Che cosa blocca la... Massimo, che cosa blocca? Ma un po' sicuramente i problemi legati al fatto che sta benedette province chiudono o non chiudono, sono nel dibattito come destinarli, come non destinarli, eccetera. Il tema è che è un dibattito che dura da parecchio tempo, e però dovremmo arrivare a una soluzione per una regione, perché abbiamo delle fragilità. Vabbè, mercoledì c'è l'incontro, quindi o mercoledì se ne scegliono una oppure li assegniamo noi, a nostro criterio. A fondo di